oltre 700 spettatori allo stadio Maurelli di Sarnano per l'amichevole di prestigio che mette di fronte Spezia e Ascoli. Mister Zanetti, privo di bomber Ardemagni, tenuto precauzionalmente a riposo, si affida al 4-3-1-2 con Lanni tra i pali, poi la difesa con Laverone, Brosco, 40 e Delia. A centrocampo Cavion, Piccinocchi e Petrucci, sulla tre quarti Ninkovic a supporto di Rossetti e Scamacca. C'è anche il nuovo coordinatore del settore giovanile bianconero, lo spagnolo Abascal, accompagnato dal presidente Tosti. Dopo 4 minuti, sulla destra c'è questo traversone di Laverone, Vignati in aria, tira in maniera evidente la maglia di Scamacca e l'arbitro Camplon della sezione di Pescara assegna il calcio di rigore a favore dei marchigiani. Va Ninkovic dagli 11 metri e con l'interno destro batte Krapikas, estremo difensore dello Spezia. A segno il fantasista di Belgrado e l'Ascoli la sblocca. Gioca bene il picchio in avvio. Ancora Ninkovic che alza la testa, fa viaggiare sulla corsia di destra Cavion. Su di lui c'è Ramos. È Caparbio l'ex cremonese. Vince una serie di rimpalli. Poi la sfera arriva a Ninkovic, destro di prima intenzione che termina a lato. Prova a farsi vedere anche lo Spezia, sulla sinistra con Mora, poi c'è Matteo Ricci, Ramos, il suo cross basso, ancora Ricci che appoggia per Maggiore, il tocco per l'altro Ricci, Federico, palo pieno, poi Ramos va a segno ma in netta posizione di offside, la rete non è valida. Delano molto vivace nel corridoio centrale, allarga sulla sinistra al minuto 23 per Ramos, il suo cross viene toccato con il braccio in aria da Laverone. E ancora una volta l'arbitro Camplon indica il dischetto, calcio di rigore per i Liguri, va Matteo Ricci e con l'interno destro batte Lanni, 1-1, si torna in parità dopo un inizio di gara molto vivace. Cavion subito di prima fa viaggiare in verticale, Scamacca che si invola, arriva in area di rigore, assist al bacio, ma Ninkovic con la coscia non riesce a trovare lo specchio della porta. Grande chance per i ragazzi di Zanetti, Petrucci per Laverone, poi Cavion, bellissima l'azione dell'Ascoli, ancora Petrucci, il suo tiro cross non trova compagni ben piazzati in area piccola. Ci prova Scamacca, anche lui molto brillante, punizione con l'interno destro, presa facile di Krapikas. Nel finale del primo tempo Delano, incerto Lanni, pallone sul palo, poi Gudjonsen ancora per Delano, Ricci allarga per il fratello gemello Federico, interno sinistro interessante, vola Lanni, si riscatta e si salva in calcio d'angolo. Al 45esimo pulisce l'aria Brosco dopo una punizione di Matteo Ricci e Mora col destro spara alle stelle, fischiatissimo il centrocampista dello Spezia per quanto successe lo scorso anno allo stadio Picco. Nella ripresa 9 cambi per la squadra di mister italiano, Zanetti invece ripresenta lo stesso 11, in avvio ci prova Ghiasi col destro dai 30 metri ma il suo tiro è da dimenticare. Entrano Valentini, Andreoni e Di Francesco e l'Ascoli cambia volto ed è continua ad attaccare. Petrucci anche lui molto attivo, il suo cross dalla sinistra è preda facile di Krapikas. Awa, la sua discesa, si porta il pallone sul mancino, conclusione della lunetta che non termina troppo distante dall'incrocio dei pali, esce applauditissimo Ivan Lanni al suo posto tra i pali fulminati. L'Ascoli in proiezione offensiva a caccia del gol del vantaggio, qui Di Francesco nel corridoio centrale, raso terra col mancino, una rasoiata molto interessante dai 20 metri, si salva in corner Krapikas, minuto 72, la sgroppata di Andreoni che alza la testa, serve in verticale Scamacca, tocco di prima intenzione col destro e si gonfia la rete. A segno l'attaccante giunto in prestito dal Sassuolo, abbracciato da Di Francesco e l'Ascoli torna in vantaggio. Esce anche Brosco al suo posto, Diop quest'ultimo destinato al Fano. Lo Spezia prova ad affacciarsi in avanti nei minuti finali, ancora Awa per Bartolomei, il suo assist basso arriva in caduta Di Francesco ma il pallone termina out. Non ci sono più emozioni, l'Ascoli vince con merito per 2-1, ora 2 giorni di riposo per il picchio e poi si tornerà in ritiro a Sarnano in vista della prossima amichevole al Del Duca contro il Frosinone.